Andare per borghi è il leitmotiv di questa 24esima edizione del Mediterraneo Video Festival. Quest'anno il festival ha scelto di essere itinerante. Quattro saranno i borghi del nostro Cilento che diventeranno location di proiezioni, concerti e laboratori esperienziali. Terradura, Trentinana, Rutino ed Ascea. Il senso del nostro viaggio è far rivivere i borghi con il cinema del reale e gli eventi ad esso collegato, tra le piccole comunità come auspicio di una rinascita culturale futura che esuli la cultura dell'abbandono, restare per costruire una bellezza accogliente che tuteli il paesaggio. Nel nostro viaggio incontreremo i territori e le comunità, dialogheremo con loro, filmeremo storie e gli incontri del pubblico e gli ospiti e gli artisti che viaggeranno con noi. I film in concorso, c'è stata una selezione difficilissima, i film in concorso sono provenienti dall'Italia e da paesi come l'Argentina, la Spagna, la Francia, il Brasile, c'è un'ampia rappresentanza per il concorso internazionale, Transumanza, Il labirinto de Lunas, In prima linea, Il manà dal cielo, The Ending Place, Glauber Claro, sono tre film in concorso per i lungometraggi. I film in concorso per i cortometraggi, anche qui Italia, Montenegro, Spagna, la selezione è stata difficilissima, tra l'altro ci sarà una giuria di rappresentanti giovani per i borghi e sono Our Lady Peace, 37esimo parallelo, Equilibrio, Mi vida después del fuego, Calle tiene magia, Anima, anime, anima. Tutti i lavori molto interessanti, interessante la giuria che rappresenta i borghi che saranno le location del nostro viaggio. La giuria composta da Gino Eronico, Paolo Speranza e Paolo Lapponi assegnerà nella giornata conclusiva del 12 settembre il premio al miglior documentario della sezione internazionale tra cortometraggio e lungometraggi. Allora, tra le esperienze interessanti del Mediterraneo Video Festival 2021 c'è il laboratorio esperienziale di danza popolare a Terradura. Si continuerà il 10 settembre con un laboratorio esperienziale sul pane, pane nostro, a Trentinara. E poi ci sarà invece quello del 12 settembre, che è una visita guidata tra le piante officinali spontanee nell'antica città di Elea, città del benessere, mentre ancora l'11 settembre ci sarà un laboratorio che riguarderà le acque, il viaggio di San Matteo, i luoghi d'acqua, molto interessante anche questo come itinerario. Tra gli eventi, le Mythic Session, ci sta lo stile di vita cilentano, modello di benessere, che si occuperà appunto dei centenari della longevità del Cilento. Poi invece ripartiamo dai borghi con la presentazione del libro Giallo Tufo di Francesco Escalona. Per la musica ci sarà una solo per flauto di Caterina D'Amore e Nore d'Infatti l'8 settembre a Terradura, mentre poi a Trentinara il 10 settembre ci sarà Giro di Fuoco di Tamburi, performance artistica dedicata a Sergio Vecchio, che accomunerà maestri ceramisti e ritmi delle percussioni in un incontro quasi ancestrale. Our Now Land by Zero Project Sound Makers Collective, il 9 settembre ad Ascea, è uno spettacolo per la regia di Biagio Francia e Corrado Marciano, che è un'interazione tra musica e video con la partecipazione speciale di Nore d'Infatti. Tra gli eventi interessanti sarà questa mostra dedicata a Luigi Zampa, Viaggio cinematografico nel costume italiano del secondo Novecento, a cura di Cinema Sud con la grafica di Rosa Impollino. Facciamo questo omaggio al grande maestro del cinema italiano, e che sarà poi allestita nella sede dell'ACM, Archivio delle Culture Mediterranee. Sarà anche un momento di presa, di visione del patrimonio dell'archivio. Mentre per quanto riguarda i nostri viaggi letterari, abbiamo Le Sirene mandano un canto che alletta il passeggero, Miti, viaggiatori, ammiratori del Cilento, con Francesco Napoli, il 9 settembre ad Ascea, narratore dei viaggi dei grandi viaggiatori cilentani, e poi La Campania di Pasolini e Domenico Rea di Paolo Speranza, dove emerge un racconto dei luoghi più suggestivi del Cilento. Quindi questo per completare il senso del nostro viaggio. Poi ci sono i film fuori concorso, che sono
dei film che sono collegati ai nostri eventi, Civita di Giuseppe Baresi, per ripensare i borghi italiani, Il pane dei pastori di Fiorenzo Serra, Il pane in Kurdistan di Antonello Carboni, su questa esperienza del pane che faremo nel borgo di Trentinara, e poi I luoghi d'acqua, Storia del viaggio di San Matteo in Italia. Questo è un lavoro molto interessante fatto dai ragazzi del liceo scientifico Leonardo da Vinci nel nostro laboratorio con le scuole. E poi Al di là dell'archeologia, un omaggio al grande pittore Sergio Vecchio, con l'editing di Vincenzo Tori. Mentre l'ultima fermata è il nostro omaggio a Rutino Scalo, questa stazione abbandonata, grazie a questo lavoro bellissimo di Giambattista Santi, autore scomparso di recente, che ci porta in questo viaggio poetico. Allora, il gran finale sarà affidato a Noureddin Fatih, che viaggerà con noi in questo splendido viaggio Ibnun Sabil, viaggio in musica, accompagnato da Maria Giulia Bonetti, voce, Luca Cioffi alle percussioni. Appuntamento al 12 settembre per il gran finale della scena.